Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Andiamo a vedere insieme quali sono gli appuntamenti culturali selezionati per voi per questa sera. Si tratta di quattro appuntamenti. Cominciamo dal pomeriggio alle ore 18 alla Feltrinelli di Piazza CLN, verrà presentato dal curatore Marco Revelli il meridiano delle edizioni Mondadori dedicato a Norberto Bobbio su etica e politica, gli scritti di impegno civile del filosofo torinese. Passando poi alla musica, alle mie spalle vedete il direttore d'orchestra Jeffrey Tate, che questa sera sarà alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che si esibirà alle 21 all'Auditorium della RAI, all'Arturo Toscanini, posti in platea a 30 e 28 euro. Il programma è un programma abbastanza vario perché abbiamo le Ebridi, l'Ouverture, dalle Ebridi di Felix Mendelssohn Bartholdy, poi un programma di musiche di Mozart, Schumann e Haydn. Passando invece al cinema, questa sera abbiamo un'anteprima cittadina per la città di Torino del film di Claudio Noce, Good Morning Amman. Si terrà ai Fratelli Marx di Corso Belgio, inizio alle ore 20, ingresso a 7 euro. Saranno presenti in sala gli attori del film, tra cui il protagonista Valerio Mastandrea. L'altro appuntamento con il cinema è invece quello al cinema Massimo 3, dove è in corso una rassegna dedicata al cinema italiano del 1962. Questa sera c'è il capolavoro di Francesco Rosi e Salvatore Giuliano, un film appunto del 1962. Inizierà la proiezione alle 22, si tratta della copia che è conservata proprio al Museo del Cinema di Torino. L'ingresso è previsto a 5,50 euro, 4 euro per i soci AIACE. Bene, allora io vi ringrazio per averci seguito, buona serata questa sera in città, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, a tutti voi un buon fine settimana.